Torniamo a parlare di giovani, torniamo a parlare di Juventus, torniamo a parlare di gestione di Allegri, perché ieri vi ho portato un video che si attaccava alla conferenza stampa pre-Fiorentina, dato che comunque oggi nel pomeriggio si giocherà Juventus-Fiorentina e diversi giornalisti avevano tirato fuori con Allegri il discorso legato a Soule. Vi lascio il video qui sopra nelle schede, se non l'avete ancora visto, sono circa 18 minuti, di cui 12 dedicati completamente ai giovani, ed è necessario vedere quel video per capire quest'altro. Perché qualcuno mi ha fatto notare come in realtà si Allegri il problema sotto questo punto di vista, cioè l'allenatore che tante volte non ha fiducia nei giovani. E allora penso che sia doveroso fare un passo indietro, perché quel video non era assolutamente indirizzato nei confronti di Allegri, però è stato lui a tirar fuori l'argomento, è stato lui a far partire l'iter che andava a spiegare perché Fagioli, Ranocchia e altri erano andati a giocare in Serie B quest'anno, e quindi mi sono agganciato. Qualcuno mi ha detto che Allegri non ha mai fatto esordire dei giovani nella Juventus. Beh, io penso all'anno di Berlino, dove Morata arriva dal Real Madrid, diventa titolare e diventa anche subito determinante, senza contare che si dà continuità a Pogba, che era stato scoperto, tra virgolette, da Antonio Conte, lanciato da Antonio Conte, ma quando arriva Allegri non è che lo mette da parte e dice no, tu non giochi più perché sei troppo giovane, anzi, diventa un vero e proprio punto di riferimento per la Juventus, diventa uno dei perni essenziali, e addirittura nel secondo anno di Allegri Pogba ottiene la maglia numero 10, che sarà anche l'ultimo anno di Pogba. In quella stessa stagione arriva Paulo Dybala, valorizzato da Allegri. Poi, se mi dite sì, all'inizio non li fa giocare, ma questo è un altro conto, questo non c'entra niente. Ma io penso proprio che Pogba possa ritenersi soddisfatto del percorso di crescita che ha sviluppato con Massimiliano Allegri in panchina. Penso a Bentancur, penso quest'anno a Locatelli, che è stato espressamente richiesto da Allegri. Poi ci saranno stati sicuramente dei passi falsi come quello di Coman, ma anche lo stesso Moise Kean viene lanciato in prima squadra da Max Allegri e torna alla Juventus proprio perché c'è Max Allegri. Poi, che siano state scelte societarie, la cessione di Kean, scelte dell'allenatore Sarri, io questo non lo posso sapere. Molto probabilmente la società in quel periodo aveva necessità di fare cassa, complice anche la presenza di Cristiano Ronaldo, e ha optato per la cessione di un talento che poi è tornato proprio nel momento in cui Cristiano Ronaldo ha salutato la Juve. Quindi io non penso che Allegri sia un problema sotto il punto di vista della crescita dei giovani. Quindi era un discorso molto più generale. E anche qua qualcuno mi faceva notare come in realtà non tutti i giovani siano uguali, e su questo sono molto d'accordo, nel senso che un giovane, per dire Haaland, è scoppiato a 20 anni, adesso Pippo Pluto Paperino, giocatore dell'Under 23 della Juventus, potrebbe diventare un giocatore fondamentale, determinante, fortissimo al pallone d'oro intorno ai 26, 27, non è detto che tutti esplodano alla stessa età. Questo è vero, ma se ci sono delle competitor in giro per l'Europa, che sono le squadre più forti in assoluto, come il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool, sto citando alcune squadre che comunque negli ultimi anni hanno dominato in Europa e sono riusciti a vincere in Europa, ma lo stesso Chelsea che comunque riesce a schierare nella formazione titolare alcuni prodotti del vivaio, ecco che penso sia necessario abbassare l'età media in cui si iniziano a far girare, non dico esordire, girare i giocatori giovani appartenenti al vivaio che possano andare a fare esperienza in altre squadre. Ma questo nasce sostanzialmente dall'idea che se gli altri sono più avanti e iniziano a farlo prima, questo processo, questo procedimento, se tu inizi a farlo con 2 o 3 anni di più, allora per forza le cose poi avrai un'età media più alta. Per dire, io adesso faccio un esempio, no? Quest'anno Allegri in campionato in Champions ha delle età medie differenti, perché in campionato Chiellini è sempre stato preferito ad Elite nei big match, e questo è un dato di fatto. Infatti in Serie A l'abbiamo visto qualche giorno fa, Chiellini ha giocato più minuti di Elite, non prendiamoci in giro, mentre in Champions la scelta è stata completamente diversa, dove De Ligt è il titolare e Chiellini praticamente non è mai andato a voto. Quindi l'età media del campionato, questo è un dato che vi do, è più alta rispetto all'età media schierata in Champions. E ora arriviamo qui a dire il fatto che si stia andando male in campionato, e non c'entra Giorgio Chiellini, non è attacco a Giorgio Chiellini, però se stia andando male in campionato è meglio in Champions con una squadra giovane, come va interpretato questo dato? Poi c'è anche da sottolineare come in realtà in Champions League la squadra sia più vecchia, perché mancano 2 giocatori, quindi Pellegrini e Kyorgue, che non sono aggregati alla lista Champions, non possono giocare con la Juventus nei gironi, e quindi per forza di cose l'età media si alza all'interno della rosa. Di formazione titolari, Allegri ha sempre preferito la linea verde in Europa, più verde rispetto alla Serie A. Ecco, Kyorgue è uno degli esempi in assoluto che mi viene da fare, perché un brasiliano classe 2001
che viene pagato solo 1,5 milioni di euro, è considerato pronto e invece è ancora Pippo Pluto Paperino dell'Under 23 della Juventus, alla stessa età, inizia a giocare in Serie C per poi andare in Serie B, per poi andare a fare un anno in Serie A, per poi arrivare alla Juventus forse quando ha 23-24 anni, perché in Brasile, al Santos, Caio Jorge ha avuto la possibilità di esordire in un campionato che può essere competitivo come no come quello brasiliano, ma nel quale ha già raccolto esperienza ed era già diventato un calciatore prima, in maniera precoce, rispetto ai suoi colleghi dell'Under 23 con i quali ha pure giocato e con cui ha segnato il primo gol in Italia. Ma ora da Caio Jorge, che ha prima esperienza europea, che per la prima volta va in una società come la Juventus, un campionato difficile come quello della Serie A, è un classe 2001, io non è che sono qua a aspettarmi che debba rubare il posto a Morata, perché sicuramente farà meglio. Poi se succederà ne sarò lieto, perché uno è in classe 2001, uno è in classe 92, uno è nostro, uno no, uno può essere in rampa di lancio, l'altro la devi riscattare. E Caio Jorge è una scommessa da 1,5 milioni di euro. E quindi bene, se lo scouting diventa efficace, hai la possibilità di trovare dei profili interessanti già pronti e che li vai a pagare anche poco, potenziali crack del domani, ben venga, ma Caio Jorge bisogna aspettarlo, Caio Jorge non lo possiamo valutare su questa prima stagione, assolutamente no. Diverso il discorso su profili appunto come Moise Kean, che era già tuo, che l'hai fatto esordire, l'hai venduto, l'hai ripreso, pagato tanto, ceduto poco, comprato di più, sai chi è, ma anche Kean non è una vecchia guardia, cioè noi abbiamo la concezione di Kean, giocatore già pronto, già formato da tanti anni, semplicemente perché lui questo processo l'ha effettivamente iniziato prima. Ma Moise Kean, che tipo di giocatore è? Io non lo so. Kulusevski, che tipo di giocatore è? Io non lo so. Ma ancora una volta vi ripeto, qua entrano in gioco delle competenze. Perché come fai a valutare dei giocatori giovani? C'è un discorso di scouting. Io non sono competente in questa cosa. Quali parametri devi analizzare? Quanto è tecnico? Quante giocate fa bene? Quante giocate fa male? La mentalità. Io penso che per giudicare un giocatore, soprattutto un giovane, ci siano tutte queste cose in ballo. Ma un conto è Caio Jorge che vai a pescare, lo paghi 1,5 milioni. Un conto è Kean e Kulusevski che costano 40 milioni circa di cartellino. Ve l'ho detto anche nell'altro video. Ed è per questo che il tifoso della Juventus nei confronti di Kean e di Kulusevski probabilmente è più severo. Perché sa che la società ha fatto un investimento per assicurarsi il cartellino. Ma allora qua il cortocircuito secondo me, perché dei giocatori, poi Kean è palese, era tuo, era zero, non dovevi farci niente, dovevi solo valorizzarlo, magari tenerlo in prima squadra, dargli la possibilità di, e intanto magari eri più avanti, perché ti eri già fatto un paio di stagioni in più alla Juve, e poi non avevi dovuto pagare quei 40 milioni di cartellino, che è vero che ne avevi presi 30 qualche anno fa, ma è anche vero che hai perso del tempo. Ora il giocatore deve reinserirsi ancora all'interno del gruppo, l'allenatore Allegri, che lo conosceva, non lo vede ancora pronto per essere titolare, e quindi aspettiamo ancora una volta, aspettiamo. Ora, io credo che la Juventus non sia il contesto giusto per crescere per un giovane, ve lo dico proprio tranquillamente, perché noi, e mi metto in mezzo perché sono un tifoso della Juventus, pretendiamo, semplicemente, noi tifosi della Juventus pretendiamo tutto subito, specialmente nei momenti in cui le cose non vanno bene, i giocatori vengano pagati tanto di cartellino, hai delle aspettative che possa succedere qualche cosa. Per dire Locatelli, meno male che Locatelli ha iniziato così bene, perché se no con tutta la tiritera estiva, tutto il calciomercato focalizzato su di lui e la necessità di un centrocampista, avevo seriamente paura che la critica potesse mangiarsi Locatelli. Invece Locatelli è iniziato veramente bene, deve fare di più, certo, ma non è solo colpa sua. Ed è qui il cortocircuito, perché secondo me non tutti i giovani sono dei fenomeni. Mettiamoci in testa questa cosa. Qualcuno mi diceva, però se Sulé viene convocato dall'Argentina e gioca in Serie C, non può fare fatica in Serie C, deve essere un fenomeno, deve fare 40 gol in Serie C. Ma anche qua, se Sulé magari è un giocatore da Serie B ad oggi e gioca in Serie C, non significa che è obbligato a fare la differenza, a trascinare la squadra e farla promuovere, che aperta parentesi, chiusa parentesi, la Juventus Under 23 può essere promossa in Serie B ma non in Serie A, perché anche qua ho notato un po' di confusione nei commenti. Dipende anche dal resto della squadra, perché magari lui è davvero il più forte, è davvero il giocatore di una categoria anche superiore, ma se il resto della squadra non è di livello e non lo riesce ad assecondare, non riesce ad accompagnarlo, magari tu vedi che fa qualcosa in più. Ma se la squadra non gira, non girano neanche i giocatori. Ed è per questo che è difficile inserire dei giovani in alcuni contesti come quello di una squadra che non sta andando bene.
Io sono dell'idea che sia giusto favorire la crescita dei giovani e infatti tante volte nei big match dico perché Chiellini invece che De Ligt, perché sono consapevole del fatto che Chiellini sia ormai a fine carriera, De Ligt è fresco come una rosa e ne ha tanti di anni davanti a sé e spero che rimanga in bianco e nero per tanti anni, e capisco che non ha proprio senso preferire nei big match un giocatore come Chiellini che ha sì più esperienza. Ed è giusto avere nello spogliatoio delle figure di esperienza, perché una squadra di soli giovani, ragazzi, non si è mai vista, una squadra vincente di soli giovani non si è mai vista. I giovani hanno bisogno di una figura autoritaria nello spogliatoio, non una, due, tre, quattro, dei senatori, dei giocatori più anziani. Poi, che nel lungo debbano giocare sempre più i giovani e sempre meno gli anziani, io penso che questo sia un dato di fatto. Ed è per questo che vi dico, tante volte noi ci troviamo qua e andiamo già a dare la risposta definitiva su Kulusevski, su McKenny, su Ken, su Caio Jorge. Caio Jorge adesso è già un fenomeno. L'avremmo visto, io dico, 50 minuti, 60 minuti con me da Juve, è già un fenomeno, deve già giocare al posto di Morata. Come doveva già giocarci Ken inizio anno. Poi ha giocato 2-3 partite, anche lui è deluso, no, non va già più bene neanche lui, si potrebbe vendere. Kulusevski, la prima partita con la Samp, fenomeno. Dopo tutto l'anno, ma sai che forse non è sto granché. McKenny, prima parte fenomeno, poi scarso, poi ancora adesso buono. Facciamo presto a cambiare l'idea sui giovani, ma è normale che sia così, perché noi non abbiamo idea di che cosa possono diventare e forse anche loro non hanno ancora idee chiare. Quindi per concludere, giovani sì, ma il mio discorso non è di avere degli under 23 in prima squadra, perché sostanzialmente l'idea dell'Under 23 è facilitare il passaggio di alcuni giocatori direttamente alla prima squadra Juventus, ed è da un po' effettivamente che non arriva su un prodotto del vivaio della Juventus in prima squadra. L'ultimo è stato Frabotta l'anno scorso, che poi è stato dato in prestito. Ken, ecco, ad oggi c'è Ken, bene o male, pinsoglio se proprio vogliamo, ma sono pochi i giocatori davvero che poi arrivano a giocarsi delle carte e l'opportunità in prima squadra per la Juve. E penso che questo sia necessario, dato che la Juventus ha investito sul progetto Under 23. La mia idea era semplicemente di anticipare di qualche anno quello che già stanno facendo per andare a pareggiare la competizione che c'è in giro per l'Europa, perché se no tutti i big club europei che magari vincono anche la Champions, hanno qualche giovane in squadra che magari non ci hanno mai nemmeno giocato troppo, però tu li vedi, loro hanno vinto e hanno anche il giovane in squadra, e per intanto quel giovane in squadra ha vinto la Champions o ha fatto una competizione europea, si è allenato con i più forti, oppure semplicemente era partito prima andare a giocare in Serie C, in Serie B, in Serie A, magari anche di una lega scarsa, scadente, però lui l'ha fatta prima e quindi è pronto prima per anche solo fare la panchina in un big club. Poi, se il giovane è forte, arriva a diventare titolare, perché fidatevi, nessun allenatore al mondo, anche se è un giovane forte, non lo fa giocare perché dice... E no, perché tu sei giovane.